Se vuoi lavorare nel mondo dello spettacolo, devi dimagrire. Non troverai mai un fidanzato con questo fisico. Signora, la bambina è grassa. Forse è il caso di metterla a dieta? Bene, dopo questo viaggio a ritroso vi mostro una foto di me da piccolina. Voi vedete una bambina grassa? Io? Oggi? No. Dico oggi perché ci ho impiegato diversi anni della mia vita prima di iniziare ad ascoltare la mia voce. Il rapporto con il mio corpo è cambiato parecchio nel corso della mia vita ed è anche cambiata la percezione di che cosa sia effettivamente un corpo grasso. A fine anni 90, quando sono nata io, e inizio anni 2000, venivi considerata grassa se portavi da una 42 in su. Oggi dai, ce la caviamo fra una 46 e una 48, per poi salire di taglia. Io da piccola sono sempre stata considerata grassa. Dalle elementari fino ai primi anni del liceo non ho fatto altro che ricevere giudizi da parte dei miei compagni di scuola. I tipici bulletti che per accaparrarsi un posto nel club gestito dai più cool della classe erano pronti a fare di tutto, anche farti sentire uno schifo. I commenti però arrivarono anche da parte degli adulti e furono anche quelli che mi segnarono di più. Ad esempio, quando il mio maestro di italiano mi disse davanti a tutta la classe: Muriel, ti è aumentata un po' la pancia? Forse è il caso di metterti a dieta? Avevo 9 anni. 9. Oppure quando a 7 anni fui operata d'urgenza per via di un tumore benigno alla tibia sinistra e ci vollero 4 sedute dal pediatra prima che lui mi prescrisse una radiografia. Diceva che se zoppicavo era per colpa del mio peso. Mi hanno ripetuto talmente tante volte che ero grassa che ho iniziato a crederci. E anche se lo fossi stata, perché questo aggettivo deve essere sempre connotato in maniera negativa? Anche quando non viene diagnosticato nessun problema di salute? Grasso. Grasso è un aggettivo, non un insulto. Di conseguenza il mio peso ha iniziato ad oscillare, ho iniziato a soffrire di binge eating disorder, il disturbo dell'alimentazione incontrollata, anche in seguito alla morte di mio papà, quando avevo 8 anni. Il cibo era diventato il mio rifugio. Il periodo fra le medie e il liceo fu un incubo, perché ormai erano le paranoie a governare i miei pensieri. Infatti mi precludevo tantissime esperienze perché il mio unico scopo era nascondere il mio grasso. Quindi felponi, digiuni, non andavo al mare, seguivo quelle diete della serie perderai 7 kg in 5 giorni e così via. Non ero felice. Ma facciamo un salto. Nel 2019 arrivò la svolta. Decisi di partecipare alla Body Positive Catwalk, una sfilata in intimo in Piazza Duomo a Milano, letteralmente davanti al Duomo. Facevo ancora molta fatica a mostrarmi, figuriamoci in una delle piazze più famose d'Italia. Infatti mi ricordo che io non volevo accettare, assolutamente no, ma avevo una voce dentro la mia testa che mi diceva di farlo. Come se fosse arrivato il mio momento di uscire dalla comfort zone, di sfidare me stessa. Avevo un sentore che questa poteva essere la cosa che mi avrebbe cambiato la vita. E infatti fu così. Successivamente alla sfilata mi sciolsi in un pianto liberatorio perché finalmente avevo capito che anch'io avevo le stesse opportunità e possibilità di tutti, a prescindere dal mio fisico. Che anch'io meritavo rispetto, che anche il mio corpo era valido. Avevo proprio cambiato il modo di vedermi e di vivermi. Ho iniziato ad avere un dialogo costruttivo con il mio corpo e non più distruttivo. Era cambiata proprio la visione che avevo di me stessa, come se fino a quel momento fosse sempre stato lo specchio a decidere come mostrare la mia immagine riflessa. Non era cambiata la forma, ma la consapevolezza. Ci tenevo a raccontarvi in breve questo capitolo della mia vita per introdurvi un argomento che mi sta molto a cuore, la body positivity. La body positivity nasce circa un decennio fa per merito di donne grasse nere, le quali decisero di iniziare a condividere questo hashtag body positivity, con lo scopo di normalizzare i corpi non conformi. Per definizione dice che ogni corpo merita di esistere senza essere discriminato. Non significa che amarsi dovrebbe diventare obbligatorio, anche perché questo innescherebbe un meccanismo secondo cui noi non siamo più legittimati a sentirci come vogliamo nei confronti del nostro corpo. Ed è anche importante non vederla come un trend, perché qui si sta parlando di vite di persone reali che non sono di passaggio come una moda. Infatti, secondo me, il vero cambiamento avverrà nel momento in cui la diversità non verrà più sfruttata come strumento di marketing, ma come arma di rappresentanza. In più, la body positivity non ha a che fare né con l'estetica né con la salute. È un movimento di rivendicazione per corpi non conformi. Lo dico per la tua salute.
Non è vero. La maggior parte delle volte che riceviamo critiche del genere nei confronti del nostro corpo è esclusivamente per una questione di estetica, perché ci hanno sempre fatto credere che esiste un corpo perfetto a cui ambire e aspirare. Anche perché, che qualifica aveva il mio insegnante di italiano per dirmi che dovevo mettermi a dieta? Se vogliamo parlare di salute, allora dobbiamo farlo con le dovute maniere. Dare il giusto peso alle parole e soprattutto avere le competenze per poterlo fare. Il mio peso non determina né il mio stato di salute né il trattamento da riservarmi basato sul mio aspetto. Anch'io vorrei avere la tua confidence. Come hai fatto? Questa è una domanda che mi ha fatto molto riflettere ultimamente perché ancora oggi vedere un corpo non conforme, indossare abiti che magari lo mostrano, viene visto come un atto di coraggio, quando invece dovrebbe essere la norma. È arrivato il momento di cambiare questa visione. Anche perché io non ho avuto coraggio. Io non ero alla ricerca di un'autostima. Io volevo semplicemente essere serena. Volevo smetterla di precludermi esperienze e di soffrire per via del mio corpo. È importante secondo me fare una distinzione che, per quanto sottile, considero fondamentale, quella fra rappresentanza e ideale. Ogni epoca ha i suoi ideali di corpo a cui ambire, con le sue rispettive icone. Queste icone, associate al persuasivo racconto dei mass media, ci fanno credere che sia normale avere un certo tipo di corpo, nascondendo abilmente tutti i vari sforzi che ci vogliono per ottenere questi irreali risultati. Il capitalismo sopravvive perché crea degli standard fuorvianti e per magia il mercato ha una soluzione a tutti i nostri problemi. Che si parli di abiti o di programmi dimagranti, tutto ciò viene confezionato alla perfezione per farci vendere un prodotto. In poche parole, non è reale. Quello che è reale invece è la moltitudine, le infinite sfaccettature che un corpo assume, la sua forma, la sua storia, le sue cicatrici, il suo cambiamento. E per questo dovremmo chiedergli scusa per tutte le volte che lo abbiamo odiato e perdonare noi stessi per averlo fatto. È questo che ci rende potenti, è questo che ci fa trovare una pace con noi stessi, o almeno per me è stato così. Tutto questo per dirvi che il mio percorso mi ha fatto realizzare che non è mai stato il cambiamento del mio corpo a rendermi felice, ma la percezione senza condizionamenti esterni che io ho di esso. Per concludere, è solamente una la domanda da fare: chiedermi solo se sono felice.